Allora, stessa cosa per l'altro lato, devo tirare l'ultima corda prima del nodo. C'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, io a volte l'ho fatto, a volte no, tirare la corda un po' in più perché c'è il nodo, però diciamo non influenza molto la tensione, però teoricamente sì, si dovrebbe tirare 2 kg in più per fare il nodo. Ora, io non ho messo 2 kg in più, ho messo 10% in più, che era già impostata. La mia tensione è 24,5. Come vedrete adesso, io premo nodo, solo per questa corda lui me la tirerà 10% in più, quindi quando vedrete il display non sarà più 10%, non sarà 24, ma sarà 26,9, vedi? Perché è il 10%, me l'ha tirato un po' in più del normale. E se la tiene in tensione, vedi? Me la tiene in tensione, spettacolo. Allora, ragazzi, vi faccio vedere. Cosa serve la funzione break? Ho detto sbagliato perché ho il telefonino alla mano. Lui che fa? Va in tensione, appena raggiunge la tensione, ascolta il rumore. Vedi? Me la tiene a 24, vedi? Io posso dire non chiudere, tienilo aperto, non lo bloccare il cilindro, questo. Oppure gli dico va bene, bloccalo così che adesso metto la pinza. Allora io che faccio? Guarda che bello. Premo questo bottone, apro qui, premo questo bottone, così, e la pinza si libera. È una cosa meravigliosa. Basta premere questo bottone. Allora è molto semplice usare questa macchina ingordatrice, è molto professionale, bellissima. Piccolo consiglio, quando la userete, una volta che tirate la corda, non lasciatela troppo appesa lì perché la macchina fa uno sforzo, nel senso te la tiene in tensione, quindi fa sempre quel giochetto, quel rumore perché te la tiene in tensione, e questo comunque un po' è un lavoro in più per la macchina, no? Quindi una volta che tirate la corda, non la lasciate tirata, ma mettete la pinza, bloccatela e lasciatelo libero qua, così la macchina non lavora. Fatela lavorare il giusto che serve, va? Non è sotto sforzo, però tenendola in tensione, ovviamente sta lavorando la macchina, quindi non è che voi la mettete in tensione e ben andate, sempre bloccarla con le pinze dopo che l'avete tirata. Ora io ho fatto tutte le verticali, mi rimangono gli ultimi due passaggi, questo e questo delle orizzontali, e poi devo fare il nodo, perché poi dopo devo fare il nodo che devo passare le orizzontali, devo chiudere le verticali. Quindi che faccio? Io premo il bottone nodo, questo qua, vedi? Quindi lui solo per questa corda mi tirerà la corda 10% in più. Vediamo. Che sono 26,9 kg, capito? Io adesso metto la pinza. Quindi si è creato sopra sotto questa U, vedi? Poi gli passate un'altra volta il filo in mezzo. Aspetta che lo prendo. Gli passate il filo in mezzo e avete fatto il nodo, ok? Ora più tiri, più lei si stringe, però prima di tirarlo dovete fare una cosa. Prendete l'estremo, vedi, la corda passa dalla destra, tu quindi dal lato sinistro di qua, prendi e fai così, ok? Quindi c'è il nodo pronto con la corda che passa in mezzo. Ora vi faccio la terza parte. Allora, il nodo, ovviamente questa corda. Questa corda esce qui, quindi dovete individuare il piolino più grande, vedi? Ci sono quelli più grandi dove dovete fare il nodo. La fate uscire da sopra, vedi? Sopra, non sotto la racchetta. Quindi qua c'è la corda, voi la mettete dall'altro lato e scendete. Aspetta. E si viene a creare tipo una U, vedi? Da un lato e dall'altro. Ok, vedete? Poi ovviamente, aspetta, ora vi faccio i conti. Quindi una volta che avete stretto il nodo, c'era quel filo che passava in mezzo, vedi? Io che faccio? Lo tiro, lo tiro, lo tiro, e il nodo viene rafforzato, perché, vedi, quel pezzo che facevamo passare in mezzo rende ancora più grosso e resistente il nodo. Adesso lo devo tirare con la pinza, lo rende ancora più rotondo, bello grosso e difficile che si scioglie, impossibile.
quindi anche la corda che passava in mezzo l'ho stretta. Ora guardate cosa succede, appena libero la pinza, guardate come se la tira, visto? Quei 2 kg in più che ho messo, premo qua e si libera la pinza, spettacolo di macchina. Quindi poi che faccio? Con la corda in mezzo tiro e chiudo il nodo, ok? Aspetta, facciamo ancora, vedi? Lo faccio un po' in avanti e poi lo tiro in aria così e il nodo è fatto. Una volta che il nodo è fatto, aspetta, lo stringo e vi mando l'ultimo pezzo. Adesso ho fatto il nodo, ora vi spiego come fare il nodo. Guardate quando apro la pinza, che l'ha tirata 2 kg in più. Aspetta, vediamo come ve lo faccio vedere. Guarda. Guardate qui, come si tira la corda. Apro. Visto come si è tirato il filo? Perché l'ho tirata 2 kg in più. Così non perde tensione, capito? Però comunque, anche se la fai non troppo in più, anche se la tira la stessa tensione, voglio dire, se la prende la corda, però certo, se la fai in più è più professionale, 2 kg in più, o comunque 10%. Ora vi faccio vedere qui come faccio il nodo. Poi, una particolarità di questa macchina, che è migliore rispetto alle altre, è che tu, nelle altre macchine, puoi aumentare di 1 kg o di 0,5 kg la tensione, no? Qua addirittura puoi aumentare di singole unità, guarda, 19,2 kg, 19,5 kg, e poi 20 kg, vedi? Se tieni premuto, aumenti di 1 kg, 3, 4, 5 kg, vedi? Se invece tieni premuto qua, diminuisci di 1 kg, vedi? Se premi una volta questo o questo, guarda, vedi? Aumenti di singole unità, che è una roba bellissima. Allora, ragazzi, manuale d'uso, di qua si accende. Adesso l'ho capito. Allora, prima cosa importante da capire, questa macchina, la M vuol dire memoria, e c'ha praticamente 1, 2, 3, 4 memorie. Ogni memoria, tipo racchetta Antonio, racchetta Marco, racchetta Luciano, racchetta Tuccia, ok, per esempio. Ogni memoria, se io seleziono questa, per esempio, c'ha, per esempio, questa c'ha il prestiramento, mentre se io, per esempio, seleziono questa, vedi, levo il prestiramento, aspetta. Ecco, levo il prestiramento, vedi? Quindi lui si ricorderà, cioè comunque ogni memoria, tu oltre all'incordatura puoi mettere il nodo se va prestirato oppure no, lui si ricorda tutto, ogni singola memoria, non si ricorda la memoria solo i chilogrammi ma tutto. Poi andiamo al menu, qua abbiamo detto chilogrammi, vedi? Non libre ma chilogrammi. Poi velocità di trazionamento, io ho messo 3, però più la corda è grande più il numero è grande, però dato che io uso una corda un po' più fina metto velocità di tensionamento, metto 2. Per le corde di badminton che sono molto fine io metterei 1, velocità di tiraggio 1 perché sono piccole, meglio evitare a 3. Poi suono, i bottoni, il rumore, io metto 2 perché a me piace quando la macchina fa rumore. Nodo 10%, prestiratura 10%, vuol dire su 20 kg aumenta di 2 kg il prestiramento, 10% sono 2 kg, prestiramento su 20 kg. Quindi quando fai il nodo l'ultima corda te la tira 2 kg in più per tirare il nodo dopo alla fine. Prestiramento te la tira di 2 kg e poi te la ritira di nuovo alla tensione scelta. Mantiene la corda, la tensione la tiene per 2 secondi, poi dopo la devi mettere la pinza, se no potrebbe perdere tensione la corda. Break, non lo so che vuol dire, sarebbe tipo quando hai corde multifilamento e monofilamento, per esempio, vedi? Vuoi che l'aggancia così o vuoi che l'aggancia un po' più soft? Se hai corde delicate dovresti mettere così, se hai corde più rigide, più dure, di tipo un monofilamento, allora puoi mettere questo, almeno per quello che ho capito. Questo è, vedi, questo bottone ti riporta in posizione esatta, perché a volte si sposta quando tirando la corda, questo aggeggio, però la corda si tira da qua, va in tensione,
Adesso è arrivato, lo rimetto in posizione. Ora vado per incordare. Allora ragazzi, quando l'ho montata ho trovato questi due cosi, uno di qua e uno dall'altro lato, messi a terra. Ho capito che vanno qui, però ne mancano altri due, quindi se per favore potete cercarli, sono questi qua, vedete se li trovate, grazie. Allora ragazzi, è facilissimo, la M ti fa vedere tipo la radio, i programmi selezionati, tipo quanto vuoi fare chilogrammi, no? 6,8 kg, 13,6 kg, 22,7 kg, tipo quando fai le stazioni radio nella macchina, 1, 2, 3, 4, vedi? Ci sono già le tensioni che qualcuno ha memorizzato. Questo è tira, che tira la corda, lo ripremi e rilascia, per questo. Poi qua abbiamo il menu. Io ho messo la tensione, vedi? Per esempio, premo qui Enter. Invece di mettere libre, metto la tensione in chilogrammi, capito? Premo e poi abbiamo per esempio speed, come tirare la corda. Io ho messo 3, voglio che la tira subito, così va subito in tensione. Sound 1 non lo so cos'è. Questo è il nodo, quindi tira, io ho messo il 10% in più il nodo, anche se potrebbe essere anche il 20, però la macchina è buona, è ben fissata, ha 6 ancoraggi, quindi va bene così. 10%. Poi c'è anche il pre stiramento, cioè ti tira la corda del 10%, la stira e poi te la porta in tensione alla tensione che hai stabilito tu. Questo è il pre stiramento. Io ho messo 10%, ma io non lo uso il pre stiramento. C'è chi lo usa, che tira la corda, un attimino la allunga e poi la mette in tensione. Io invece no, metto la corda e la porto direttamente in tensione. Questo è il quando tiene la corda in tensione, 2 secondi. Quindi la macchina, mentre la corda è in tensione, può allungarsi e la macchina la tira. Si allunga un po' e la macchina la tira. La tiene in tensione, ho messo per 2 secondi. Tanto comunque non perde molto. Break, questo non so che vuol dire, 1, valore 1. Sarebbe quando si blocca il freno, non lo so. Questo break devo vederlo. Mentre questo bottone break qua, quando tu lo premi, questo adesso è messo in linea. Certe volte tirando finisce che questo coso è messo un po' più storto. Tu premi break e lui la rimette alla posizione normale. Guarda, vediamo, vedi? Ecco, se io premo break, non so cosa sia. Ah, così, vedi? Vabbè, vi farò sapere. Poi per esempio questi sono montati al contrario, devono essere messi verso l'alto, che tu gli incastri la racchetta. Ora vi faccio vedere. Devono essere montati verso l'alto, perché tu poi ci metti la racchetta a incastro, capito? Che tiene, capito? E non scappa. Per quanto riguarda queste viti qua, ne mancano 2. Io temporaneamente l'ho preso da questa macchina che abbiamo qua, però io li devo rimettere a posto. Quindi per favore, se mi trovate queste cose qua, queste viti qua, grazie.